Bentornati al Caffè Amaranto di Via Trento Trieste, nuova puntata di A Tutto Campo. Saluto mister Luca Magnanezzi. Buongiorno. Buonasera a voi. Buongiorno. Allora, tante cose da vedere, a cominciare dalle dichiarazioni di Dal Canto e anche dell'allenatore dell'Olbia dopo questo successo isperato, possiamo dire così, per come la partita si stava evolvendo. Forse partita difficile. Una riconoscenza rispetto ad altre rimonte subite, perché ieri onestamente, prima di questo gol di Burzigotti, sembrava quantomeno, e forse ha ragione l'allenatore dell'Olbia, diciamo che il pareggio stava stretto a loro. Assolutamente sì, considerando le occasioni avute e il gioco espresso. È vero che loro erano molto bravi nella fase di non possesso, quindi fase difensiva, andavano in difficoltà in fase di costruzione, anche perché le occasioni che hanno fatte le hanno fatte con lanci lunghi sulle due punte molto veloci, e hanno sbagliato due gol veramente clamorosi. Se segnano, noi quella partita non si riprende mai. Era una sensazione. Sì, la sensazione era quella, perché squadra spenta, una squadra involuta, una squadra senza idee, monotematica, senza fantasia, una squadra in difficoltà, molto in difficoltà. Forse è la prima vera volta che in casa si è visto così. Sì, penso che sia un residuo anche della partita precedente in casa, no? Dove abbiamo fatto veramente fatica a fare gioco, poi ne venne fuori un pareggio con la Juve. Ma detto questo, c'è proprio stanno venendo fuori tanti problemi, non pensavo venissero fuori questi problemi qua. Da allenatore credo che qualcosina Dal Canto bisogna che metta mano a quello che è il suo bagaglio di sapienza, perché insomma le squadre ormai hanno capito il modulo di gioco dell'Arezzo, ti chiudono linee di passaggio, fai fatica veramente a costruire gioco, specialmente se giochi lento come ieri. Se velocizzi forse un attimino riesci a dare più sbocco alla manovra dei due attaccanti, che sono spesso troppo isolati, non c'è mai il raccordo. Anche ieri Rolando era abbastanza fuori dal gioco, specialmente nel primo tempo, nonostante sia stato forse l'unico che ha cacciato un porto nello specchio. C'è da pensare, perché ogni ora in avanti saranno tutte battaglie veramente toste. Siamo lassù, grazie a questo gol di Burzigotti a tempo scaduto, si può dire. Abbiamo subito tanto ieri, e questo mi dà da pensare. Hai detto bene, la preparazione mi ha colpito come l'Olbia, il suo allenatore, giovane allenatore, che era già stato il vice dell'Olbia di Mignani, era stato esonerato, era arrivato Guido Carboni che non aveva fatto neanche una vittoria, quindi è stato richiamato lui. Da quando è stato richiamato, insomma, l'Olbia era in serie positiva da tre partite, ne aveva persa una nelle ultime sette, ma come si era messo in campo l'Olbia, tra l'altro gli mancava anche Ragazzo, sì. Ma forse per il tipo di partita era più, quindi i due attaccanti, quei due bestioni, esatto, che avevano lì davanti, hanno messo in seria difficoltà soprattutto Pinto quando si trovava uno contro uno, ma lì in mezzo al campo con la loro costante pressione l'Arezzo non riusciva mai a superare quel primo pressing di due particolari, secondo me, Gemmi e Bianco, che hanno fatto una partita straripante. Tatticamente te lo esprimo così: non andiamo mai in ampiezza. Questo è un problema veramente grosso. Loro giocavano a specchio, però ti dimostravano che in fase di possesso loro l'ampiezza la facevano nel fronte offensivo, si schieravano a 4, due laterali, due centrali, più un rimorchio dietro, quindi erano 1 più 4 o 4 più 1, scegli te il sistema di gioco, e ti mettevano in difficoltà, spesso e volentieri, specialmente all'inizio secondo tempo, ti hanno fatto vedere che hanno pigiato sull'acceleratore e ti hanno messo un pensiero. Hanno messo un pensiero, perché hanno avuto due occasioni clamorose, tant'è che la prima che è uscita non so di quanto l'avevo vista dentro, già mi ero girato per non vedere, ma tatticamente loro sono stati una squadra veramente messa bene in campo, orchestrata bene. Ragazzo sì, gli mancava, che poi quello ha fatto 8 reti credo, o 9, insomma, mi ricordo, insomma, è il bomber della squadra, però i due su davanti hanno fatto belle e cattive tempo quando volevano, anche perché noi ieri non c'eravamo, diciamo che ieri l'Arezzo non c'era. Lui poi ha provato sullo 0-0, ha tolto Brunori, ha messo Persano, poi ha mandato in campo anche Cioè, che era la seconda presenza, aveva giocato appena 8 minuti. Perché è arrivato? No, nel senso, ha giocato 8 minuti. No, sì, ha giocato. No. Però ecco, lì siamo rimasti un po' sorpresi. Cioè, che cosa, secondo te, cosa si poteva ottenere? Forse un eventuale dinamismo? Ma, non lo so. Sicuramente l'ho visto saltellare, come si dice adesso, come un grillo, no?
non penso sia un... Basit invece è stato positivo. Molto, molto. Lui è veramente lì, ha dato grande mano alla squadra. Cioè non credo nemmeno sia da categoria, visto, considerato anche come si muove a livello motorio. Però c'è, l'ha fatta entrare, evidentemente in settimana l'ha ben impressionato. Sono scelte dall'allenatore che vanno rispettate, perché lui l'allenatore spende una lancia a favore dal canto, perché comincia a essere anche logorante il cammino di un allenatore della squadra da luglio ad oggi, no? E quindi la tensione, stare su in classifica, la pressione dell'esterno, anche poi la pressione dell'interno, no? Perché insomma le divergenze che sono in società sono sempre pressioni. E quindi spezzo una lancia a favore suo, perché non è facile tenere sempre alta la concentrazione, avere sempre tutti allo stesso livello. Un allenatore dentro, chi fa l'allenatore lo sa, soffre molto in silenzio e non lo esprime la squadra. E non è così, insomma, la squadra non deve sapere quanto l'allenatore soffre, perché sennò crea un problema. Anzi, i problemi degli altri se li prende tutti. Quindi lo capisco anche qualche volta quando è molto schietto, molto sincero, qualche volta anche troppo, però spezzo una lancia a favore suo, perché insomma non è facile tenere sempre a questi livelli la squadra. Sentiamo allora, sentiremo in questo servizio che parte anche dal prologo della partita con la consegna della targa ai genitori di Laureo Mingheli, che poi più tardi sentiremo anche durante la cena che c'è stata a Battifolle, e poi sentiamo le parole proprio di Dal Canto e di Filippi. Inizia nel ricordo di Laureo Mingheli, Arezzo Olbia, 15 anni dalla sua scomparsa. Orgoglio Amaranto ha consegnato una targa ricordo ai suoi genitori presenti allo stadio. Splendida la coreografia della curva che porta il nome dell'indimenticabile giocatore dell'Arezzo. Venendo alla partita, Dal Canto manda Burzigotti a far coppia con Pinto, vista l'assenza di Pelagatti. Romeo confermato ad assistere Cutolo e Brunori. La gara è ostica, l'Olbia è schierata in modo quasi perfetto e non lascia quasi fiatare l'Arezzo, che infatti chiude il primo tempo senza trovare i pericoli. Nella ripresa va ancora peggio, con gli Amaranto che ringraziano Setter. Solo davanti a Pelagotti manca clamorosamente il vantaggio. Sembra uno 0-0 ormai scritto, invece a due dalla fine è stavolta l'Arezzo a colpire. Proprio con Burzigotti, su corner di Serrotti, incorna perfettamente e regala tre punti pesantissimi che portano l'Arezzo al secondo posto solitario della classifica. Riequilibrano le partite a favore e quelle a sfavore, così siamo tutti contenti. Oggi non diciamo più che siamo stati rimontati e parliamo di qualcos'altro. Una gara che si è fatta più complicata forse anche di quelle che erano le previsioni. Loro avevano studiato forse bene l'Arezzo, imbrigliandolo soprattutto fin dal primo pressing. L'Arezzo cosa ha sbagliato magari quando doveva costruire? Niente, loro sono stati bravi, perché sono stati estremamente ordinati ed aggressivi. È una squadra che ha giocato come noi nella fase di non possesso. Siccome noi siamo fastidiosi nella fase di non possesso, oggi loro sono stati nei nostri confronti, sono stati bravi, hanno fatto quello che dovevano, si sono presentati pure due volte a tu per tu col portiere. La partita la potevamo pure perdere, però insomma la squadra è stata tenace, nella tenacia fortunata a essere premiata. Ecco, oltre a quegli errori sotto porta, poi quelle mosse dalla panchina, lì una piccola scintilla c'è stata. Guarda, abbiamo finito con 7 under, credo, quindi è più che sufficiente per spiegare che dobbiamo stare tutti sereni e tranquilli, che la squadra sta profondendo il massimo di quello che può profondere, penso un po' di più del massimo che può fare, quindi andiamo avanti sereni. Ecco, diceva prima dell'egoismo, che cosa voleva dire? Che è la seconda domenica consecutiva che abbiamo la palla da addormentare per far fischiare la fine all'arbitro, e invece è la seconda volta che andiamo verso la porta per voler far gol. Allora io capisco che un attaccante può voler far gol, siccome prima ci sono gli interessi della squadra e dopo i propri, la palla la deve pestare, sgonfiare, possibilmente vicino alla bandierina del calcio d'angolo, visto che è la 150esima volta che lo dico. Siccome dopo passo da coglione io quando prendiamo i recuperi, mi sta bene passare da coglione, magari una volta di meno non è male. Al di là del primo posto, che forse è inarrivabile, la seconda posizione può essere la portata? Sono calcoli che oggi a 9 gare dalla fine, perché una non la giochiamo, sono difficili da fare, perché siamo tutte lì, perché il Pisa ora secondo me ha pure preso una marcia pesante. Il Pisa è una squadra che sull'organico è più forte di noi, senza che ci giriamo tanto attorno. Poi nelle partite singole è il campo che parla, però alla lunga può essere che invece un organico che annovera quel tipo di caratteristiche di giocatori là possa avere alla lunga prevalere sugli altri. Abbiamo un distacco buono e tentiamo di tenerlo, spero, fino alla fine, se no il più a lungo possibile. Abbiamo fatto una partita di grande spessore in casa di una squadra forte, come descritto dalla classifica.
E per l'ennesima volta ci troviamo a dover commentare una prestazione positiva, forse una delle più positive, che però non ha portato poi a quanto avrebbe dovuto portare in termini di risultato, in termini di punti. Dobbiamo ingoiare questo veleno, questo senso di giustizia che ci portiamo dentro, dobbiamo cercare di riversarlo il prima possibile in campo e fare in modo che questo veleno segni però il passo a una crescita, a una maturità di una squadra che deve raccogliere per quanto produce. La sensazione dall'alto è che avevate studiato molto bene l'Arezzo perché l'avevate imbrigliato, no, in quello che poteva essere appunto lo sviluppo del suo gioco. Io penso che poche squadre siano venute qua abbiano fatto la prestazione che ha fatto oggi l'Olbia, perché l'Arezzo è una squadra forte, abbiamo fatto una prestazione di grandissimo spessore. Mettendo in difficoltà l'Arezzo sia nello sviluppo della loro azione ma anche producendo gioco, soprattutto nel secondo tempo, li abbiamo chiusi nella loro metà campo, però è vero che le partite si vincono comunque facendo gol e non prendendolo, e su questo abbiamo peccato. Ecco, da criminare forse una disattenzione nel gol, perché questo angolo era stato battuto, no? Non è stato un angolo velocissimo e Burzicotti ha avuto tutto il tempo di mirare l'angolo lì. Per commentare i gol, specie quelli subiti, avrei bisogno di rivederli con calma, per cui mi riservo il fatto di rivederlo con calma. L'unica cosa che in questo momento mi sento di esprimere è profonda rabbia per una partita che mi meritava un esito diverso. Se fosse finita in parità avremmo avuto di che recriminare, invece ci troviamo addirittura a commentare una partita, una sconfitta, e quindi l'unico sentimento che prevale in questo momento a caldo è profonda rabbia, ma non deve essere una rabbia fino a se stessa, deve essere una rabbia che poi va portata in campo. Di nuovo insieme a tutto campo qui dal Caffè Amaranto di via Trento Trieste. Abbiamo ascoltato prima le parole di Dal Canto e c'è stata questa stoccata pubblica nei confronti di Persano. Ha detto, diciamo testualmente quello che ha detto non ha dovuto palla al calcio d'angolo. Esatto, dice va bene quando poi ci rimontano passo da coglione io e io ci passo anche, però come dire bisogna anche che questi giocatori non siano egoisti e gestiscano il fine. Sì, ma sai, vedi, giustamente si arrabbia perché l'allenatore spesso e volentieri, anzi senza spesso e volentieri, quando entri in campo ti confessa, no? E ti dice quello che vuole che tu faccia. È logico che poi in campo il giocatore spesso e volentieri, specialmente di personalità, tende a fare anche cose diverse da quello che ti ha chiesto, ma per il bene della squadra, qualche volta anche egoisticamente per se stesso, una punta specialmente, queste sono doti che ha. Però giustamente Dal Canto si arrabbia perché vince la squadra, perde Dal Canto o pareggia Dal Canto, e mi riallaccio al discorso di prima, no? Quindi non è sempre facile ottenere quello che si prepara, però mettiamo in tasca 3 punti. Sì, quello sì, perché il secondo posto abbiamo recuperato dei punti persi malamente tante altre volte, no? Quindi diciamo che, come si dice sempre, alla fine la bilancia compensa tutto. Però sono d'accordo con Dal Canto, quando i giocatori entrano in campo devono essere professionisti e seguire i dettami tattici che dice l'allenatore. Poi ieri non c'era Butic, che non era della gara. Bisogna dire una cosa, che ti faccio questa domanda. È entrato Zappe, Luciani è stato un po' così sulla falsa riga delle ultime partite, si vede che non è in un grande momento. Non solo lui. Però c'è questo Zappella che a noi piace molto, anzi forse in questo momento potrebbe dare anche quel qualcosa in più. E ti dico anche Burzicotti, gol a parte, forse era lui che era, diciamo, nel piano iniziale era lui il difensore titolare. Secondo te ci sono gerarchie che si possono cambiare o ormai sono quelle che hanno dato più garanzie? Quindi ieri per Agatti c'era questa squalifica, che però era la squalifica precauzionale per evitare ricorsi, perché è stato annullato la partita del Proprio Scienza, quindi c'era il quesito, ma Pelagatti che era squalificato ha scontato la squalifica o no? Per evitare ricorsi, giustamente, e la stessa cosa vale per Remedi, non sono stati schierati. Comunque dico, le gerarchie si possono cambiare, vedi un Dal Canto che può fare questo o si affida sempre alla tradizione? No, io non penso sia un discorso di gerarchie, io penso sia un discorso che gioca chi sta bene. Questo succede, può capitare qualche volta che anche chi non sta bene venga recuperato per varie motivazioni, no? Anche all'ultimo secondo. Però tornando a Zappella, credo che sia un ragazzo veramente interessante, l'ha dimostrato anche a Pontedera nonostante l'infortunio del gol del pareggio loro,
un ragazzo che ha gamba, ha messo un paio di cross molto importanti, molto bravo in uno contro uno, gestisce molto bene il pallone anche a livello tecnico, a livello tattico è abbastanza disciplinato. L'allenatore lo vedo sicuramente più avanti di 20 metri, sì, più alto, molto più alto, perché è un ragazzo molto interessante, difende bene, ma sicuramente è meglio lo esprime dalla cintola in su. Allora, tra un attimo sentiremo una sintesi della conferenza stampa di Pieroni sabato scorso. Si è parlato di Basit e di Buglio. Buglio gioca. La cosa particolare è che da quando è esploso il caso mercato di Basit, la cifra che sarebbe stata rifiutata per tenerlo, improvvisamente in realtà non sta giocando molto da quando è finito questo calciomercato. Quindi se l'obiettivo era tenerlo per non indebolire la squadra e anche per valorizzarlo ancora di più, ultimamente sono state, magari anche perché aveva dei problemi fisici, ma questo chiaramente non possiamo saperlo fino in fondo, però ieri quando è entrato, insomma, la sua differenza in quel tipo di partita l'ha fatta. Gli va formato il carattere, queste cose gli servono anche a quello. Pieroni sa come gestire certi tipi di giocatori, o i giocatori, non gli si insegna niente, e penso sia una delle motivazioni, probabilmente anche il problema fisico che aveva tempo indietro l'ha tenuto ai box, lo voglio recuperare al 100% perché il campionato ancora è lungo, le partite importanti ce ne sono tante, ci saranno i playoff se non si vince il campionato. Quindi bene così. Sentiamo allora queste dichiarazioni di Pieroni, soprattutto il suo bilancio del calciomercato, l'avanzo di bilancio che sarebbe scaturito dal calciomercato e la cava. Senza la cava, dice, insomma, il giochino finirebbe, vediamo di non fargli passare la voglia. Sentiamo. 23 calciatori di proprietà oggi l'Arezzo. Sono stati spesi per la prima volta 20.000 euro per Rolando. Ci volevamo vantare che non avevamo speso una lira, un euro anzi, quindi invece questa volta abbiamo speso 20.000 euro sul bollo per il trasferimento di Rolando. Tutti gli altri sono arrivati a costo zero, quindi 23 calciatori di proprietà, di cui due, guarda caso, valutati oltre 2 milioni di euro, e che solo la decisione del presidente della Cava ha permesso, per non indebolire la squadra, questo è stato l'unico obiettivo, non altre alchimie, anche qui arrivano dicerie, chiacchiere, ma qui la realtà la dice Ermanno Pieroni oggi, bensì perché il presidente, in particolare per Buglio, mentre per Basit il Genoa lo lasciava qua, e addirittura aveva anche fatto le visite mediche al calciatore, non ci siamo messi d'accordo sulla cifra all'ultimo momento, noi pretendevamo una cifra superiore a quella che loro ci hanno offerto. Mentre per Buglio avevamo un'offerta molto importante, legata a degli scaglioni, presenze, se il Brescia andava in Serie A, addirittura aveva parlato di 4 anni con il giocatore, poi all'ultimo momento il presidente ha avuto la forza di dire no, perché in effetti devo dire che anche parlando con Dal Canto non è che avessi avuto da parte dell'allenatore, no, un grande vai pieno di entusiasmo, però ecco, aziendalista, quale io lo ritengo, persona intelligente, aveva capito che poteva essere anche una scelta dolorosa ma da fare, però il presidente all'ultimo momento non l'ha voluta fare. Quindi diciamo che da questo punto di vista credo che sia stato fatto un lavoro che lo voglio ancora ulteriormente precisare, perché poi si parla sempre di bilanci e poi parleremo anche di questo dopo, ma l'area tecnica ha portato nelle casse dell'Arezzo circa 300.000 euro di attivo solo dalla cessione di calciatori, in questo caso Benucci, e oltre 300.000 euro di compartecipazioni incondizionate da parte delle società che ci hanno dato calciatori, e automaticamente è stato un bel fardello, circa 600.000 euro che fattorizzati hanno permesso a questa società di pagare puntualmente gli stipendi, anticipare addirittura quello che fanno tanti altri, cioè. Ebbene, ma lo sapete, ma lo ricordiamo ancora una volta, che addirittura l'11 gennaio noi abbiamo pagato lo stipendio di dicembre dei calciatori, cioè ogni mese la società ha sempre bonificato ad ogni singolo tesserato o dipendente o calciatore quello che era l'emolumento stabilito. Penso che, ecco, fare meglio di questo non lo so se era possibile, noi ce l'abbiamo messa tutta, poi sta a voi giudicare, ma soprattutto sta agli sportivi giudicare, a quelli che ci seguono, a quelli che ci hanno
dato sino ad oggi grande stima, grande fiducia, ma soprattutto per la passione e per questo, diciamo, anche connubio che si è creato tra calciatori, squadra e pubblico, che è un elemento importante. Quando si parla di budget, i budget di solito sono preventivi, non si fanno sulla carta, e in effetti noi ne avevamo stabilito uno. Questo budget, diciamo, in effetti, per come era programmato inizialmente, ha subito una differenza dovuta a cosa? Attenzione, ribadisco, per quello che doveva fare la parte tecnica ha portato 600.000 euro sul tavolo cash, ok, e 23 giocatori di proprietà, di cui due calciatori valutati oltre 2 milioni di euro. Questi sono i fatti inconfutabili. Mancati introiti è una voce negativa. Quali sono i mancati introiti di questo bilancio preventivo che era stato programmato? Pubblicità, rispetto a quella che era una cifra che avevamo stabilito. Incassi, sia in termini di abbonamenti che incassi al botteghino. Maggiori costi che non avevamo messo a budget, perché tutti i lavori che sono già stati fatti anche in precedenza delle prossime, diciamo, dei prossimi lavori che verranno fatti, quelli che sono stati fatti prima, sia nei due campini, alle caselle e il campo principale, circa 100.000 euro. Le consulenze, perché qui ci sono avvocati, commercialisti, persone giustamente anche dei ben validi e qualificatissimi, a mio avviso, professionisti che assistono sia in sede locale che da fuori, va bene, l'Arezzo Calcio. Quindi somme che hanno portato comunque a uno sforamento, diciamo, di questo budget, va bene? Ovvero al mancato raggiungimento di quello che era la cifra stabilita nella voce entrate. A gennaio abbiamo cercato di intervenire. Come? Avevamo messo sul mercato due giocatori e questi, bastava uno per mettere a tacere ogni chiacchiera, fuori luogo a mio avviso. Però abbiamo comunque ceduto 10 calciatori, su qualcuno abbiamo dovuto mettere in mano al portafoglio con il cosiddetto incentivo all'esodo, perché per aiutarli a accettare eventuali destinazioni, ma comunque anche qui abbiamo risparmiato, penso, dei bei soldini. Però attenzione, vorrei notare a proposito di bilanci. Allora, vogliamo parlare dei bilanci delle nostre concorrenti? Vogliamo ricordare Entella, Piacenza, Provercelli, Carrarese, Siena, Pisa, Novara. Secondo voi qual è il budget di questa società? Cioè, guarda caso, noi abbiamo la classifica alla pari, se non addirittura superiore a queste squadre. E automaticamente, anzi, e abbiamo anche un patrimonio calciatori, a mio avviso, anche nettamente superiore, però questi hanno budget doppi, se non addirittura tripli, dell'Arezzo. Cerchiamo di ricordare anche questi fatti, quando si parla di budget o meno. Comunque, ripeto, siamo almeno anche in termini di budget nelle prime posizioni in assoluto, se non la prima in assoluto. Quindi questa conferenza stampa, quando io ho parlato di precisazioni doverose, e anche perché avverto che ci possono essere dei pericoli, questo è inutile nasconderlo, perché voi siete tutte persone che amate come me l'Arezzo e capite che ci può essere qualcosa che non funziona come dovrebbe funzionare rispetto a prima. Io però posso garantire una cosa, perché la vivo giornalmente. Giorgio Lacava ha messo in questa diciamo avventura grande entusiasmo, grande impegno, sacrificio economico, e secondo me cerchiamo che questo entusiasmo non gli venga mai meno, perché può essere la base delle nostre fortune future. Se viene meno l'entusiasmo a Giorgio Lacava, io penso che saremo messi molto molto male. Spero di no, perché in un anno, ripeto, grazie a tutti, voi compresi in particolare, grazie all'immagine, a quello che avete potuto dare all'esterno su quello che succedeva ad Arezzo, in città in particolare, avete coinvolto la città, gli sportivi, gli imprenditori, le istituzioni, tutti coloro che veramente nell'impresa totale hanno dato un grandissimo contributo. Abbiamo fatto un qualcosa di grande che sicuramente rimarrà nella storia dell'Arezzo. Questo deve essere il nostro vero punto di orgoglio,
e deve essere quello che ci deve animare per far sì che in prospettiva futura non venga meno tutto quanto. Più mettiamoci una classifica che sicuramente non è deficitaria, e mettiamoci anche come gioca la squadra. Quindi voglio dire, per me la cava è il futuro dell'Arezzo, è la nostra garanzia totale, è colui che anche, cominciamo a entrare in un argomento che può essere anche di difficile interpretazione, nel senso che io voglio parlare solo di alcuni numeri, non voglio che venga fuori un messaggio da parte mia che possa entrare in contrapposizione con qualche teoria diversa o con qualcuno. Io voglio riportare solo fatti. Allora, il presidente, ripeto, anche ieri io a mezzogiorno per la prima volta ci ho parlato e tossiva continuamente. Lunedì si presenterà in banca, verserà ancora una volta 130.000 euro, cioè cifra necessaria per far sì che gli stipendi dei dipendenti e dei calciatori. Parliamo del mese di gennaio, signori. Quante altre società in Lega Pro, per non parlare di Serie B, alcune addirittura Serie A, possono vantare questo dato di fatto? Pochissime, ve lo garantisce uno che ci si è invecchiato nel calcio. Quindi, se sommiamo i 130 ai 285 che aveva già versato, parliamo da settembre in poi, perché c'è stato un momento in cui, grazie anche a quell'attivo di mercato che avevamo fatto, la proprietà ha evitato, più mettiamoci gli abbonamenti, queste cose qua, e siamo riusciti a pagare alcuni stipendi, va bene, tasse, emolumenti e cose varie. Quindi siamo arrivati a 415.000 euro, quindi da settembre ad oggi, versando e comprendendo questi 130.000 euro, sono 415.000 euro. Ovviamente c'è la parte dell'1% dell'orgoglio amaranto, sempre in regola con ogni versamento, va ribadito, perché ultimamente quando io avevo dichiarato che solo la cava pensava totalmente, probabilmente qualcuno, ma io non intendevo chiaramente dire che, anzi, l'orgoglio amaranto secondo me è stata la vera fortuna di questa salvezza all'Arezzo, perché senza quell'1% probabilmente il tribunale di Arezzo non avrebbe mai concesso l'esercizio provvisorio. Quindi sono 415.000 euro, orgoglio amaranto, dato statistico, il vicepresidente Massimo Anselmi ha fatto un versamento di 10.000 euro e credo che sia stato questo a novembre ed è l'unico versamento che ha fatto. I stipendi, ripeto, sono stati sempre pagati in anticipo, siamo, diciamo, tra le società più positive da questo punto di vista. È venuta la Covisoc due giorni fa, ha detto che l'Arezzo è una società perfetta, e questo credo che tutti gli aretini possano andare orgogliosi in questo momento di questa società, visto quello che è successo in un recente passato. Ultima cosa, e poi sono a vostra disposizione, i nuovi soci. Io mi auguro, veramente ci sto lavorando, che ci possano essere persone che siano possibilmente aretini, e ci sono, o anche da fuori, che possano, purché siano ovviamente persone serie, affidabili, che possano dare una mano a Giorgio Lacava nell'acquisire o in termini di quota il suo 25%, o chi, perché no, possa anche dare una mano dal punto di vista pubblicitario. Terza parte di A Tutto Campo, abbiamo ascoltato Pieroni, dal canto nel prepartita aveva detto il venerdì scorso, queste, dice, mettere tutto in piazza come è stato fatto, spero non accada più, perché insomma non va bene. Ha ragione, te l'avevo detto la puntata vecchia, no? Che la Juve insegna lo stile, i panni sporchi si lavano in casa, e è giusto che sia così, anche perché poi dopo, sai, la piazza, come dico sempre io, va mormora su certi fatti, e poi se i risultati non vengono, dal canto dice bene, la colpa è la mia. Tanto nelle società, e te lo dico perché io l'ho vissuto anche sulla mia pelle, chi ci rimette è l'allenatore, punto e basta, quindi ha ragione. Senti, adesso ci ascoltiamo proprio Buzzigotti e poi Rolando, e poi ti chiedo una cosa sul campo, vediamo. Un risultato, un gol che ripaga personalmente, ripaga anche la stagione, diverse partite che l'Arezzo ha perso punti nel finale. Sì, sì, sono felicissimo chiaramente, perché è arrivata questa vittoria, è arrivata con un gol mio, e quindi sono ancora più contento.
credo che oggi è stata una partita tosta, dura, perché comunque sia loro è una squadra che correva tanto e sicuramente ci avevano visto e cercavano di chiuderci molte giocate, erano molto anche fallosi, cercavano di romperci il gioco. Però abbiamo tenuto duro fino alla fine e alla fine è arrivato anche questo gol di cui appunto sono felicissimo. La sensazione è che hai avuto proprio il tempo di mirare quell'angolino, nel senso che hai avuto tutta la possibilità proprio di colpirla come volevi. Sì, è vero che appunto sulle palle native ci lavoriamo tanto e io speravo che arrivasse una palla del genere, perché chiaramente per me, per le mie caratteristiche, è il pane, quindi... Sì, ho guardato, visto la palla che arrivava, ho cercato di mirare l'angolo più lontano e quando ho visto la palla entrare sono scoppiato di gioia, chiaramente. Avevate due clienti molto difficili, perché Ugunsei e Setter, che ha graziato l'Arezzo in quell'occasione, per tutta la partita vi hanno messo impressione, soprattutto quando si creava la situazione dell'uno contro uno. Sì, infatti il mister ci aveva preparato tantissimo, cioè, sapevamo della velocità di Setter, velocità e forza fisica incredibile. E poi oggi magari capito anche con il vento, il primo tempo che allungava queste palle chiaramente magari favorivano quello che era il suo scatto e poi allo stesso tempo Gunzeye e la sua fisicità, allo stesso tempo io ho cercato di appunto lottare insieme a Gigi su quelle che erano appunto anche le nostre caratteristiche, abbiamo avuto fortuna sì su quell'occasione. Però si parla alla fine e possiamo dire che abbiamo vinto, quindi siamo contenti. Questa vittoria, questi tre punti molto pesanti sono venuti al termine di una prestazione non esaltante, ma è un segnale ben preciso. Sì, appunto, perché le partite difficili, secondo me la forza della squadra arriva proprio quando fai queste vittorie. E penso allo stesso tempo la partita abbiamo perso con la Pro Vercelli. Loro non meritavano di vincere con noi, però... buttandola questa palla, perché loro facevano soltanto buttandola questa palla, sono riusciti a vincere e si parla di una squadra forte. Noi allo stesso tempo, secondo me, oggi abbiamo dato un'altra grossa dimostrazione, perché comunque sia mancava anche giocatori come Carlo, comunque Pelagatti, che è importantissimo per questa squadra, e mancando i giocatori siamo riusciti con caratteristiche magari diverse da quello che è il nostro gioco, perché siamo molto bravi a fraseggiare. Oggi loro ci rompevano il gioco e l'abbiamo portata via così. Quando arrivano vittorie così si dice che tira un buon vento. No, sicuramente. Allora, in queste partite da quando ero arrivato io, forse eravamo un pochettino in credito con la fortuna. Avevamo magari fatto anche partite migliori, dove secondo me avevamo raccolto un po' meno di quello che meritavamo sul campo. Oggi diciamo che ci è girato un po' dalla nostra parte, loro non sono stati bravi, hanno avuto un'occasione per andare in vantaggio e noi ci abbiamo creduto fino alla fine, siamo stati bravi a portarla a casa. Ecco, per voi là davanti era difficile quest'oggi trovare spazi, perché loro stringevano subito, chiudevano subito fin dalla prima pressione, quindi era molto complicato. No, abbiamo trovato una squadra molto organizzata, tra tutte quelle che, come dicevo prima, da quando sono arrivato io, una delle squadre più organizzate, con lo stesso modulo nostro, avevano preparato sicuramente bene la partita. Noi siamo una squadra che cerca sempre di far possesso palla, di fraseggiare, su questo campo a volte non è semplice, e abbiamo dovuto cercare di modificare un po' il nostro metodo di gioco, ma alla fine... sai, chi insiste poi magari alla volta porta a casa la partita, come è successo oggi. Ecco, mister, dal canto venerdì in conferenza stampa l'aveva un po' chiamata una vittoria di questo tipo, no? Perché diceva basta con questa lamentarsi di queste rimonte, vedrete che da qui alla fine del campionato vinceremo anche qualche partita sporca, eccola. No, sicuramente, come dicevo prima, io penso che la ruota alla fine giri e quando magari si raccoglie un po' di meno, se si è convinti dei propri mezzi in qualche maniera, a volte la fortuna gira dalla nostra parte, come è successo oggi, e si può portare a casa un risultato magari un po' più sporco, ma che ci dà fiducia, morale per andare avanti nel nostro cammino. Abbiamo ascoltato, insomma, Rolando, che si sta, al di là della difficoltà di questa partita, si sta integrando bene. Burzigotti ha fatto un'ottima partita con tanto di gol. Dal canto continua a parlare del campo anche nei giorni scorsi, cioè il campo di casa che penalizza molto l'Arezzo. Quanto incide veramente secondo te? Allora, dagli spalti si vede un terreno di gioco abbastanza buono, no? In realtà dentro non è poi così bellissimo, ma non è neanche così devastato. Sono d'accordo che a certi livelli i terreni di gioco dovrebbero avere un manto un po' diverso. Una squadra come l'Arezzo, sicuramente molto tecnica e che predilige il fraseggio, viene rallentata perché il pallone ha dei balzi irregolari, no? Ma detto questo, credo che chi sa giocare al calcio sa giocare al calcio, c'è poco da fare. In questo momento non è un problema, secondo me, di campo, è un problema di ritmi, che è un po' diverso. Probabilmente la giocata veloce non ti viene pulita, ti viene un po' sporca, ci sta, quindi il primo controllo ne viene penalizzato.
Però secondo me non è un problema tanto di campo, ma un problema proprio di ritmi bassi, che sicuramente l'Arezzo sta soffrendo e quindi logicamente anche le giocate ti riescono meno, perché non sei brillante, perché non sei rapido, perché ieri non hai preso una seconda palla, ieri abbiamo veramente toppato quello che era il nostro top, le seconde palle. Quindi il campo c'è anche per gli avversari, hanno dimostrato anche gli avversari, probabilmente il campo l'ha penalizzati, perché altrimenti le due occasioni che hanno avuto grosse le avrebbero finalizzate meglio. C'è per noi, c'è per loro, ma credo che alla fin fine il campo non sia una componente poi così determinante. Determina, ma non poi così tanto. L'ultima domanda te la faccio dopo su Cuneo Arezzo. Adesso facciamo un altro passo indietro. Sabato sera Battifolle, c'è stata questa cena con tantissime persone, tantissimi tifosi Amaranto. A 15 anni dalla scomparsa di Lauro Minghelli, c'erano i genitori di Lauro Minghelli, c'era Serse Cosmi, c'era Pilleddo, quindi è stata un po' una serata a Marcord con la regia di Orgoglio Amaranto. Allora, vediamo queste interviste di Edoardo Carrai, tra cui quella a Serse Cosmi e ai genitori di Lauro Minghelli. In realtà Lauro non è mai andato via. Ma sembra ora che sono passati tanti anni, sono passati 15 anni da quella bruttissima domenica, e vedere questa sala qui ci rendiamo immediatamente conto del coinvolgimento emotivo che ancora il ricordo di Lauro va a creare in tutta la città di Arezzo, perché qui ci sono persone che hanno 60 anni, 50, ragazzini piccoli, e tutti, chi l'ha conosciuto, come ho avuto la fortuna io e i miei amici, o chi comunque l'ha visto sulle foto, sulla targa della nostra curva, tutti, Lauro è un ricordo indelebile, è un esempio anche di persona oltre che di calciatore per tutti. Lo conoscevo molto bene anch'io, era venuto anche tra l'altro a casa mia, perciò indipendentemente so quanto valeva, soprattutto al di là di quello che era la sua forza di calciatore, di quanto era importante anche a livello umano. Io penso, ho avuto, come ripetevo, la fortuna di conoscerlo come persona, e qualche volta mi ricordo i tempi di Bifini, eravamo con Bruni, e le serate andavamo in pizzeria, noi eravamo un po' più grandi, loro leggermente più giovani, ma lui era quello più tranquillo di tutti, quello più equilibrato, quello più pacato, noi eravamo quelli più agitati, ma era una persona che cioè, è normale che ancora questa emozione sia così grande nei confronti di tutti, questo è normalissimo, ed è bello comunque oltretutto che la famiglia continui a venire a onorare questi eventi, perché anche stasera sono presenti con tantissime persone, li voglio ringraziare, li ringrazierò anche personalmente nuovamente, perché comunque sia rendere questo momento, che dopo tutto è un ricordo toccante per tutti, però rendere qualcosa ancora festoso, forse una parola grande, però comunque un'occasione sicuramente per stare tutti bene nel ricordo di Lauro. Siamo con il papà di Lauro Minghelli, sembra assolutamente che il tempo non passi mai. Il tempo passa e noi altri, della gente meravigliosa come voi altri, è impossibile trovarne. Sembra sempre che l'abbiamo qua con noi, venire qua con voi ci fa sempre piacere, anche venendo da Maranello, perché non si può dimenticare come è stato un gran personaggio lui, lo siete altrettanto voi altri. Il ricordo che mi porto tutti nella mente mia è che non l'ho mai visto triste, sempre col sorriso sulle labbra, e questa è l'unica cosa che mi fa andare avanti. Ma i ricordi sono tanti, non è uno solo, quindi, e il tempo non è che li ha fatti svanire, insomma. Per noi è stato, per noi, io come allenatore, ma i compagni di squadra, i tifosi, è stato un giocatore, ma molto di più. Quindi col tempo ho avuto spesso il pensiero di aver allenato una persona speciale, un uomo speciale, quindi mi fa felice che c'è tanta gente che lo ricordi, perché lui ha lasciato un segno indelebile, credo, in questa città, e sono orgoglioso di averlo allenato e sono orgoglioso che tanta gente ancora lo ricordi.
Una bella serata, insomma, le parole del babbo di Laura Minghelli sugli aretini, su questo loro attaccamento a Laura, insomma, sono parole che fanno bene in questo mondo del calcio, dove i sentimenti purtroppo contano sempre meno. Detto questo, vedremo nel posticipo cosa accade nella partita del Siena. Invece ci sono periodi di scontri diretti, perché l'Arezzo va a Cuneo sempre che non succeda qualcosa, perché in teoria dovrebbero pagare questi 350.000 euro della fine cessione. Anche la Lucchese è uguale, però l'argomento sembra un po' scemato, vediamo cosa succede, anche se questo scenario penalizzerebbe l'Arezzo, come sai, sì. Soprattutto la Lucchese, perché la Lucchese non ha finito il giro di andata, quindi sarebbe come il proprio ascenso. Quindi l'Arezzo perderebbe 4 punti. 3, perché il ritorno sarebbe vittoria a tavolino, sì. Quindi di fatto andrebbe forse perderebbe 2 punti. Perché 3 sì. Li guadagna, 2 li perde. Vabbè. Comunque, poi c'è un altro scontro diretto: Pisa Entella. Il Pisa ieri ha vinto in casa della Pro Vercelli con gol di Moscardelli. Quindi chissà che questo Pisa non rientri clamorosamente in scena. Ah, guarda, il campionato è ancora talmente lungo e incerto, perché sono tutte lì, no? A parte l'Entella, che ha queste 5 partite, credo, da recuperare. E niente è scritto. 4, sì, e niente è scritto, ricordiamocelo sempre. Il calcio è una cosa non scritta. E il bello del calcio è proprio questo. Però tutte possono rientrare, anche il Siena può rientrare. Cioè, le rose sono rose importanti. Secondo me, forse verso fine marzo vedremo, ma neanche. Sarà molto difficile fino a fondo, sarà molto difficile. C'è stata Pratica, che non se ne parla mai, ma ha dato un altro 2-0 ieri, è prima nei punti in casa, si trova a 43, zitta, nessuno se la Diciamo che la forbice è ampia, la forbice è ampia, molto ampia. Domenica Cuneo, vediamo. Partita d'aspetti, se si dovesse giocare. Guarda, scorrendo la televisione sabato, guardandomi un po' di partite in TV prima di andare a vederne altre dal vivo, ho visto che hanno fatto una puntata sul Cuneo Calcio. No? Sì. E hanno intervistato Santa Croce, se non erro. Quindi anche i media gli stanno, diciamo così, addosso. Ma detto questo, sicuramente troveremo una squadra che si fa scivolare addosso le situazioni di società. Bisogna giocare come abbiamo giocato con l'Albissola. Quello è l'unica medicina che noi possiamo adottare in questo momento, e probabilmente fuori casa esprimiamo più rispetto a quello che riusciamo a fare in casa, perché fuori casa, bene o male, le squadre cercano di attaccarti, perlomeno cercano di aggredirti e te gli fai male, mentre in casa se fai gioco ti aspettano, e quindi è normale che fuori casa tu possa avere in questo momento l'arma in più. Cuneo è una squadra ostica, l'ha dimostrato anche quando è venuta ad Arezzo, molto ostica, però sono convinto che 3 punti di ieri in extremis, buttata dentro da Burzigotti con veramente una capocciata con un pallone che andava 2 all'ora quando gli è arrivato, possa fare da viaggio con settimana, fare lavorare più sereni, più tranquilli. So che verranno pagati stipendi, così hanno detto. Sì, oggi la cava dovrebbe aver versato qui. Quindi, indipendentemente da questo, penso che non ci siano mai stati problemi. La squadra le motivazioni le deve trovare anche sotto il cuscino. Andiamo a Cuneo a prendere altri 3 punti e poi vediamo che fanno quegli altri. Grazie a mister Luca Magnanezzi, alla prossima settimana.